Palestra e salute, consultazioni online. Festa grande d'aprile per la Liberazione. Un concorso rap per la partita del cuore. È ripresa con le riunioni delle commissioni l'attività del Consiglio regionale dopo la pausa pasquale. La Trasporti si è riunita in congiunta con la Lavoro per l'audizione dei sindacati del trasporto ferroviario regionale sul progetto di Trenitalia di chiusura degli impianti periferici. La Commissione Lavoro si è poi occupata dell'affitto temporaneo e delle strutture ricettive extraalberghiere. In congiunta con l'ambiente ha inoltre ascoltato le istanze dei rappresentanti dei costruttori edili, i geometri e gli amministratori di condominio. La Commissione Ambiente si è poi riunita per le consultazioni sulla manutenzione degli impianti di condizionamento dell'aria e ha proseguito l'esame del disegno di legge sulla gestione dei rifiuti. Audizione del presidente dell'ente di gestione dei Sacri Monti in Cultura, dove si è anche concluso l'iter del provvedimento sui siti di archeologia industriale. La Commissione Sanità, infine, ha approvato la legge sul primo soccorso pediatrico e ha proseguito la discussione sul disegno di legge di riordino delle IPAB. In copertina! Sono aperte le consultazioni online sulla proposta di legge regionale per l'istituzione dei percorsi e delle palestre salute. Il progetto mira a promuovere l'attività fisica sia come prevenzione in ambito sanitario, sia come terapia e riabilitazione di persone affette da patologie croniche. Tra le novità, l'introduzione della settimana regionale dello sport e del benessere. C'è tempo fino al 2 maggio per depositare le memorie. Qual è la ratio di questo progetto di legge? È quello di considerare intanto l'attività fisica e aggiungo l'attenta alimentazione come parte integrante della terapia, cioè oltre alla somministrazione del farmaco noi intendiamo la somministrazione fisica come un farmaco integrativo. La legge vuole essere un tassello che si inserisce in un quadro più complesso. Attività fisica e attenta alimentazione deve essere una rivoluzione culturale, anche se viene un po' poi da sorridere perché stiamo parlando di ovvietà e le banalità, ma se oggi c'è una involuzione culturale è perché abbiamo tralasciato la conoscenza dell'ovvietà e delle banalità. Un'intera giornata di appuntamenti e iniziative per celebrare il 25 aprile. Si tiene al Polo del Novecento la Festa Grande d'Aprile, organizzata con il sostegno del Comitato Resistenza e Costituzione del Consiglio regionale e la collaborazione della città di Torino. 10 ore di programmazione per condividere i valori della Resistenza e i principi della Costituzione attraverso un momento di partecipazione popolare che, oltre alla musica, proporrà letture, incontri, proiezioni e spettacoli. Anche il Consiglio regionale del Piemonte scende in campo per la partita del cuore, che quest'anno torna a Torino, allo Juventus Stadium, dove la nazionale italiana cantanti sfiderà i campioni per la ricerca. Obiettivo dell'evento, la raccolta fondi per sostenere la Fondazione Piemontese per la ricerca sul cancro e la Fondazione Telethon. E proprio sul prato dello Juventus Stadium si esibiranno i giovani piemontesi vincitori del concorso Un Cuore Rap, che dovranno scrivere una canzone con alcune parole chiave, tra cui solidarietà, ricerca, sport, salute, stili di vita e benessere. Il concorso scade il 26 aprile. Informazioni sul sito del Consiglio regionale del Piemonte, sezione Stati Generali dello Sport. Ciao, sono Tommaso da Iperturbazione, nella mia Torino. Collaboro alla giuria di questo concorso che si chiama Un Cuore Rap. Farò parte della giuria che giudicherà i vostri lavori, che potete mandare fino al 26 aprile, delle canzoni. Di base si tratta di scrivere un pezzo, lo dice la parola stessa, Un Cuore Rap. Le parole da utilizzare per questo testo, è un lavoro creativo e credeteci, io lavoro con i testi e quindi so di cosa sto parlando. Dovete utilizzare alcune parole che hanno a che fare proprio con la partita del cuore, con il concetto di beneficenza e di solidarietà. Declinate a vostro modo, andate a cercare il regolamento e come partecipare sul sito del Consiglio regionale del Piemonte. Ricordo ancora una volta, Un Cuore Rap, 26 aprile è la scadenza. Ci vediamo il 30 maggio alla partita del cuore allo Juventus Stadium. Ciao!